I giovani devono abituarsi all'idea che non avranno un posto fisso per tutta la vita. Del resto, diciamo la verità, che monotonia è un posto fisso per tutta la vita? Questa è la dichiarazione del premier Mario Monti, intervenuto al programma TV Matrix il giorno precedente l'incontro tra esecutivo, sindacati e Confindustria sul tema del lavoro. Battuta infelice, provocazione voluta, pessima performance televisiva. Sono solo i commenti più pacati alla notizia proveniente dal mondo politico, che si è diviso tra condanne e approvazione per le dichiarazioni del premier. Il posto fisso diventa monotono quando uno ce l'ha. Quando uno non ce l'ha è desiderabile, dichiara il segretario del PD per Luigi Bersani. Decisamente più duro il commento lasciato da Paolo Ferrero, segretario di Rifondazione Comunista, dalla sua pagina Facebook. Monti è un invasato irresponsabile che guarda la società dal buco della serratura di una banca. La flessibilità in Italia è stata declinata solo e soltanto come precarietà ed è vergognoso che un premier usi certi termini di fronte al dramma di tanti lavoratori. Ma c'è anche chi va oltre la battuta provocatoria e giustifica il Premier, come fa il leader UDC Casini, per cui Monti mira ad aprire un grande dibattito su questo tema nel paese. O l'ex ministro del lavoro Sacconi, secondo cui Monti ha correttamente constatato che nelle economie moderne cambiano velocemente i modi di produrre e organizzare i beni e i servizi, cambiando conseguentemente i rapporti di lavoro. Unanime invece la voce proveniente dalla rete, dove la battuta di Monti ha scatenato una vera rivolta dei lavoratori precari giovani e meno giovani, perché, come ricorda qualcuno, in Italia si è precari e disoccupati anche a 50 anni. Inammissibile per il popolo del web sentire definire monotono un lavoro fisso che potrebbe dare qualche certezza in più per il futuro, ad una generazione che non perde occasione per urlare e scrivere che si sente negato il futuro.